Claudio Troiani, direttore marketing Conad Adriatico, parliamo di questa bella inaugurazione oggi a Montesilvano del nuovo punto vendita Conad Ardente, come lo trova? Beh, sì, è una bellissima realtà, bellissima realtà perché poi siamo a Montesilvano e soprattutto in questo momento, in questo contesto anche storico di crisi economica, Conad Adriatico comunque continua ad aprire e continua ad aprire dei bei supermercati che hanno una loro logica, una loro identità, soprattutto in questo momento. Lei è un esperto del settore, quali novità commerciali presenta questo punto vendita a Montesilvano? Ma guardi, l'obiettivo che abbiamo come Conad è quello di cercare di creare dei supermercati che creano una distintività sul territorio. Non possiamo fare le stesse cose che fanno gli altri, quindi qui sicuramente è un... questo supermercato si esprime molto sulla qualità e sul servizio e sull'innovazione che un cliente entrando dentro può trovare direttamente già appena entra. Oggi vanno di moda i prodotti a chilometro zero, penso che Conad sia l'espressione emblematica di questo progetto. Beh, sicuramente, anche perché noi, la nostra piattaforma, viaggia con prodotti a chilometro zero, quindi tutto quello che è locale per noi è determinante, partendo dall'ortofrutta, mandando poi sui salumi, sui formaggi, ma sulla cantinetta, lo stesso sull'enoteca che abbiamo, perché comunque sono tutti vini locali abruzzesi. Che cosa si sente di augurare alla famiglia Ardente che ha scommesso in un periodo molto difficile, molto delicato, su questa nuova realtà? Beh qui abbiamo, le posso ben dire che qui abbiamo veramente un grande professionista. La famiglia Ardente che io la conosco, grazie anche ai miei 30 anni di Con Adriatico, è ormai da tanto tempo e sinceramente. Il cambio generazionale ha prodotto dei, dei figli del, del, di Ardente che comunque stanno gestendo veramente bene e hanno delle grandi professionalità, veramente bravi. Quindi io li auguro e soprattutto gli faccio un grandissimo in bocca al lupo perché sono convinto che riusciranno a fare molto bene. Possiamo dire così, allargando gli orizzonti, che la crisi non ha toccato per fortuna la famiglia, la grande famiglia di Conad Adriatico? Beh, eh, diciamo di sì, nel senso che comunque il concetto in questo momento, noi sappiamo tutti che i consumi alimentari stanno producendo un meno 4% rispetto agli anni precedenti e quindi perdere 4% di consumo in modo naturale, cioè il cliente spende effettivamente meno, eh, per noi poter fare gli stessi fatturati o incrementare quelli dell'anno scorso vuol dire prendere quota ai concorrenti e questo è un grande risultato. Montesilvano che piazza rappresenta per voi? Beh qui siamo diciamo, molto molto presenti, abbiamo tanti, tanti, tanti punti di vendita, abbiamo un'altissima quota di mercato. Per noi l'Abruzzo è la regione in effetti con la quota di mercato più importante soprattutto e soprattutto pescare in Montesilvano. Davide Ardente, direttore del Conad Ardente in via Averrotti 1 a Montesilvano che inaugura in una giornata di sole tra tanta tantissima gente. Veniamo a parlare di questo nuovo punto vendita davvero molto spazioso, largo. Un locale che riesce ad attirare l'attenzione generale. Davide Ardente. Sì, intanto buongiorno e benvenuti a tutti. Punto Venita Nuovo, sì, ce l'abbiamo fatta. Era la nostra idea di ricreare il mercato come quello di una volta: di dare la possibilità al cliente di fare la spesa con tranquillità, scegliendo i prodotti di qualità con un giusto prezzo. Pensiamo di stare sulla strada giusta. Punto Venita Nuovo, che ha tutti i reparti freschi allineati all'ingresso con le peculiarità alcune, con eh, anche rispetto dei prodotti al territorio, abbiamo tantissimi prodotti abruzzesi anche a chilometri zero e tutto questo cerchiamo di metterlo anche in coerenza con l'apertura, nel senso che cerchiamo di dare al cliente la possibilità di fare la spesa tranquillamente con prodotti sani, controllati e sicuramente con un buon prezzo. Negozio sì, di circa 1100 metri quadri, reparti completi, eh, possibilità di creare anche insomma, ricette piuttosto che abbinamenti con vini, con gastronomia e, altre, e altri settori. Attualmente abbiamo 31 addetti, tutti ragazzi presi al territorio, quindi cerchiamo di avere anche un ruolo sociale, cerchiamo di dare sviluppo al territorio. L'obiettivo nostro è quello quindi di starci e continuare a starci e dare possibilità di lavoro a tanti, anche da parte nostra, metterci qualcosa in più. Dalla vecchia struttura situata, lo ricordiamo ancora una volta, nei pressi del municipio di Montesilvano a quella attuale che stiamo ammirando, che stiamo vedendo, cambiano soltanto gli spazi a disposizione? Sì, intanto cambiano solo gli spazi, questo qui è un pochettino più grande, circa 300 metri quadri, ma cerchiamo di metterci il cuore che abbiamo messo negli ultimi 50 anni, almeno i miei genitori, in questo lavoro, quindi poi i nostri clienti ce lo riconosceranno sicuramente. A proposito della gente che continua a darvi fiducia, è un discorso di professionalità o di radicamento sul territorio dal momento che siete una famiglia molto conosciuta a Montesilvano? Io penso che sia le tutte e tre le cose che hai detto. Conoscenza, radicamento, onestà, eh, conoscenza del cliente. La, la claim di Conad parla di persone oltre le cose. Conad è un'azienda dove i miei dipendenti conosceranno non per nome tutti i clienti, e diamo importanza dal primo all'ultimo. Probabilmente questa è questa la chiave del successo di, no, del nostro lavoro. Ecco, guardandoci in faccia caro Davide, non siete gli unici soprattutto nella zona, ma cosa fa la differenza? La fa il riconoscimento giorno per giorno del quotidiano, dare un prodotto di qualità, riconoscere il cliente giorno per giorno, salutarlo, accoglierlo, aiutarlo anche nella spesa, anche nella scelta dei prodotti. I reparti forti, io cerco di far sbottonare Davide Ardente, quali sono i punti forti di questo locale Conad Ardente? Vabbè, intanto i reparti freschi, abbiamo la gastronomia con piatti preparati e cotti tutte le mattine, il reparto fiori freschi, cosa abbastanza nuova nel settore abbiamo il reparto macelleria con la forlatura delle carni le più importanti quindi la chianina, la piemontese, l'IGP marchigiana abbiamo anche il reparto cantinetta dove tutti i miei addetti sono in grado di abbinare tutte le cose che il cliente compra, un vino o piuttosto una birra artigianale per quanto riguarda anche il banco gastronomia abbiamo inserito dei prodotti al territorio quindi con prodotti locali che sicuramente danno anche un sapore, una, qualcosa in più che era brutto rispetto ad altre, altre regioni. Per quanto invece riguarda i prodotti di sale, i prodotti generi di consumo, noi abbiamo fatto un'attività anche in relazione al periodo di crisi, dove siamo sicuri che oggi siamo il negozio più conveniente della zona. Una vasta gamma di prodotti, come si diceva, ma le realtà locali, i prodotti a chilometro zero, che importanza rivestono all'interno di Cona d'Ardente di Montesilvano? Intanto rappresenta una buona quota dell'assortimento, circa il 15%. Possiamo annoverare la pasta cocco, la, tutta la pasta rustichella, abbiamo i sottoli, i sottaceti di Ursini, Fostacesia, abbiamo i prodotti di Pola Panoni, Santo Stefani Sestagno e l'Aquila, abbiamo le bile artigianali, quindi anche prodotte qui in zona, abbiamo la pasticceria eh, Adriana di Loreto, abbiamo diverse aziende locali che comunque cerchiamo di portare su e dargli una mano per far conoscere sia noi come distintività verso i concorrenti e loro cercare di emergere un pochettino. In un periodo ancora molto difficile in cui tante realtà commerciali chiudono, voi avete raddoppiato, avete scommesso ulteriormente. Qual è la ricetta del vostro successo? Beh, noi crediamo di dare qualcosa in più degli altri, senza peccare presunzioni, ma noi siamo radicati nel territorio e siamo presenti in punto Venita. Oggi era l'esigenza di dare ai nostri clienti del punto Venita 1, chiamiamolo così, qualcosa in più. Un po' più di assortimento, anche di parcheggio, di fruibilità più semplice e comoda del punto vendita. C è questa proposta, questa location, abbiamo fatto i nostri debiti controlli e riteniamo opportuno che sia stata la scelta giusta. Poi il mercato ce lo dirà. Una scommessa praticamente vinta, ma in questi momenti chi si sente di ringraziare? Beh, sicuramente in primis la struttura, la tecnostruttura di Conad. Conad è un'azienda ormai, la nostra cooperativa, che va da Ancona fino a Lecce. Una struttura che riesce ad investire, che riesce a darci una mano a livello di marketing, pubblicità, investimenti, assortimenti e poi soprattutto la mia famiglia che comunque in questi momenti rimane salda, rimbocca le maniche e anche i miei collaboratori, sia quelli assunti da tempo ma anche i nuovi ragazzi che sicuramente daranno un contributo. Non poteva mancare al taglio del nastro del nuovo Conad Ardente. in... Via Verrotti a Montesilvano e il sindaco, il primo cittadino Francesco Maragno sono momenti importanti, sono momenti di felicità per la città. Sì, questa è un'iniezione un di, di entusiasmo per il tessuto commerciale e il tessuto sociale di Montesilvano. Sappiamo tutti che la crisi ha ucciso tantissime persone piccole e medie imprese e soprattutto ha fatto danni enormi nel settore commerciale. Vedere imprenditori che oggi, nonostante la crisi, investono sul territorio, rilanciano il loro territorio e creano posti di lavoro dà davvero tanto entusiasmo e tanta fiducia. Inizio di partenza in pratica per uno dei suoi punti all'ordine del giorno anche in campagna elettorale, il rilancio del commercio in città. Sì, dobbiamo trovare le, le condizioni ideali affinché si possano sviluppare Tante nuove attività perché Montesilvano ha avuto negli anni passati questa vocazione, non vedo il motivo per cui questa vocazione dobbiamo perderla. Abbiamo un territorio che si presta a questo, quindi dobbiamo lavorare per incentivarlo. Che cosa si sente di augurare ai gestori di questo esercizio commerciale? Una famiglia molto nota in città che si era già distinta nella vecchia sede del Conad Ardente, proprio nei pressi del municipio di Montesilvano. È la classica dimostrazione che il lavoro e la programmazione pagano, io gli auguro di poterne aprire altri 10, altri 100 di questi, di questi punti vendita in modo tale da rivitalizzare l'intero tessuto sociale montesilvanese. Si sta rilassando a fare la spesa Lino Ruggero oggi all'inaugurazione del Conad Ardente di Montesilvano. Una doverosa visita per augurare a delle persone intraprendenti, alla famiglia Ardente che ha voluto investire sul territorio di Montesilvano tanta eh, prosperità, quindi sono venuto ad augurare loro un, un bocca al lupo e tanta prosperità per l'attività che hanno allargato su Montesilvano. Quindi... Anche perché di questi tempi, con questa fame di lavoro che c'è, benvengano famiglie come questa disposte ad assumere certo, personale. Si creano opportunità di lavoro, si rilancia tutto ciò che è il commercio su Montesilvano, la possibilità di acquisire risorse economiche e di conseguenza un, ci sarà sicuramente un risvolto positivo su tutta la, la collettività e su tutta la società. Si è fatto una giretta all'interno, come sono i prezzi? <ride> No, non, non, non mi sono soffermato sui prezzi ma mi sono soffermato sulla qualità e la quantità. Ho visto che c'è un vasto assortimento di prodotti, cosa essenziale oggi come oggi per poter competere eh, con altri centri commerciali. Anche perché il nuovo Conad Ardente si trova in una zona strategica di Montesilvano, in via Verrotti al Civico 1, all'incrocio con via Chiarini, una zona di passaggio importante. Diciamo che la, la, la zona centrale di Montesilvano, quindi al centro proprio di una viabilità che collega sia l'asse interno che quello costiero, la, la posizione giusta, speriamo che possa dare loro l'opportunità di sviluppo questa nuova apertura. Insomma. Almeno per questa mattinata non ha pensato alla politica. No, no, relax. Relax, relax assoluto. Coinvolgiamo anche un noto imprenditore, Luciano Melchiore, come trova questa bella realtà commerciale? Una famiglia nota a Montesilvano, è davvero un piacere assistere a simili iniziative. Sì, è una bella iniziativa, ho visto veramente fatto con qualità, è veramente una, una bella eh, realtà, ho visto all'interno veramente un assortimento, specialmente il reparto carne ed mi ha veramente sbalordito e complimenti alla famiglia Ardente. Quindi da domani tornerà a fare la spesa qui Luciano Melchiorre? Sicuramente il già ero cliente della famiglia Ardente presso gli altri punti vendita. Raffaella Quieti e Maurizio Verrocchio eccoli qua a Londra in centro davanti ad un ristorante tipicamente abruzzese, il primo per la precisione Terra Vergine. Iniziamo a parlare di questa bella realtà che Raffaella Quieti, molto conosciuta a Pescara, conosce assai bene Londra. Perché la scelta di vivere proprio qui a Londra? Ma io sono a Londra in realtà perché sono sposata con un inglese, quindi mio marito... E qui, e quindi sono qui. Dopo aver visitato praticamente il mondo perché ha avuto esperienze professionali anche in altre parti del globo terrestre, sì, ne vogliamo parlare? Negli Stati Uniti, in Asia per otto anni e poi siamo tornati qui a Londra da sei anni. Com'è la vita qui a Londra? Uh, ma io sono abbastanza impegnata e la vivo da mamma, eh, quindi è una vita, la vita di una mamma. E... Ogni tanto faccio una scappata in qualche bel ristorante come questo qui, Terra Vergine. E perché si abruzzese. occupa di enogastronomia? È una giornalista? Sì, sono una giornalista e quindi ogni tanto vado a visitare qualche ristorante abruzzese o qualche ristorante dove ci sono chef abruzzesi. E, e la vita a Londra è molto cara. Molto interessante, molto stimolante, e ci sono sempre personaggi nuovi e famosi, eh, interessanti, e, mh, però a me è necessario il ritorno in Abruzzo, quindi to quando torno mi riposo e ho bisogno di calma, ho bisogno di tranquillità, ho bisogno della spiaggia di Pescara, e quindi è, direi che è un, un equilibrio eh, quello di avere lo stimolo e la parte eccitante, bella e interessante, poi la, la tranquillità, la famiglia e gli amici di sempre di Pescara, sono un, un, diciamo un connubio che mi permette di vivere bene. Se è vero come è vero che una compagnia importante come la Ryanair ha puntato su Pescara e sui collegamenti Pescara-Londra ci sarà un perché. Perché ci sono tanti nostri corregionali e non solo, tanti abruzzesi che hanno scelto di vivere qui a Londra. A proposito, che fanno gli abruzzesi qui a Londra? Allora, molti abruzzesi, come eh, Emanuele Costantini di Terra Vergine, hanno delle idee imprenditoriali e aprono ristoranti. Emanuele è stato quello che ha avuto più successo, in realtà. Poi ci sono abruzzesi che fanno un po' di tutto, nel settore, sono nel settore bancario, ci sono abruzzesi che hanno aperto delle scuole di lingua eh, per, per italiani che vogliono studiare qui a Londra. C'è uno scienziato che lavora presso l'ESA, eh, la European Space Agency. Eh, ci sono eh, per molti. anche al discorso enogastronomico, uno dei più importanti chef è Aldo Zilli di Giulianova. Sì, Aldo Zilli ha una catena di ristoranti eh, suoi. Ha, eh, aveva aperto una, una catena che si, chiamava, che si chiama Zilli proprio di ristoranti un po' più sul, sul genere di mangiare veloce, non rist, alta ristorazione che ha venduto ultimamente. Aldo Zilli è un, un vulcano di idee ed è in continuazione... Eh, produce eh, idee imprenditoriali, eh, crea catene di ristorazione, è dietro moltissime idee, ha scritto dei libri, insomma come, come tu sai, e quindi è un personaggio molto molto attivo e porta alto il nome dell'Abruzzo. Qui nei tavoli a fianco vediamo dei londinesi che assaggiano le pallotte caceovo e anche gli arrosticini. Fenomeno momentaneo, a tuo avviso, anche in base alla tua esperienza, o ci potrà essere un futuro per questi piatti che in Abruzzo davvero vanno per la maggiore? Per me c'è un futuro per la cucina, per l'enogastronomia abruzzese. Eh, c'è bisogno di personaggi come Emanuele Costantini, che studiano bene eh, la propria idea, che l'analizzano bene, che hanno eh, il. Che imparano l'inglese perché la conoscenza dell'inglese è la base, che eh, studiano il mercato, fanno uno studio sul, infatti eh, lui Emanuele ha fatto una tesi, un master e una tesi di laurea proprio sul, eh, per, per tentare di introdurre un discorso come ehm, quello degli arrosticini eh, qui, qui a Londra e quindi ci vuole un'idea studiata a fondo, Programma. e persegu programmata, perseguita e fatta in maniera molto, ehm, diciamo, molto intelligente. Bisogna avere idee chiare, bisogna imparare bene la lingua, bisogna studiare il mercato, bisogna fare eh, delle proposte serie a delle banche che possono... Che possono poi dare i finanziamenti necessari e quindi bisogna, bisogna agire da imprenditori come ha fatto Emanuele Costantini. Un posto ideale Londra, un mercato ideale anche per i nostri vini. I pluridecorati vini abruzzesi, reduci dai trionfi al Vinitali di Verona. Qui l'amico Emanuele Costantini ne ha diversi, dai Valentini ai Zaccagnini. Davvero i migliori vini, le eccellenze della terra d'Abruzzo. Sì, i vini hanno un grande successo eh, qui a Londra, i vini abruzzesi. Però per quanto riguarda i vini, eh, è lui. gli giriamo è lui, subito la, giriamo la parola grazie, a Maurizio Verrocchio. Grazie. Ecco Maurizio, parliamo dei vini abruzzesi. Si dovrebbe fare molto di più per promuoverli in un grande mercato, in una grande realtà Londra come Londra che risulta essere una delle cinque più grandi metropoli del mondo. Sì, veramente il mercato del vino è quello che mantiene proprio l'Italia e l'estero. Sull'Onda si potrebbe allargare il giro de, di lavoro con eh, l'aiuto di registratori che propongono etichette anche nuove, che l'Abruzzo è fonte di eh, ogni anno di situazioni nuove, di etichette nuove, con nuova managerialità, spesso femminile. Io sono qui anche per questo perché ho portato due etichette nuove da proporre. A degli importatori, nonché in visita al mio grande chef che è uno dei più quotati, che sta lavorando in una catena in questo momento da Quaglinos. E comunque sono sempre in contatto con Raffaella perché lei è molto attenta a tutto quello che della regione Abruzzo si può stimolare e fare abbiamo una strada lenta ma lunga da, da percorrere ma con questi ritmi frenetici che contraddistinguono la vita londinese il vino abruzzese che ha bisogno anche di meditazione di conoscenza che futuro può avere oh, ma nel, nella, nella eh, ristorazione il vino eh, rallenta i tempi quindi il momento in cui si siede, si siede, si siede a tavola è il momento di incontro e quindi si sposerebbero molto bene sì, i nostri polti, molti pulciani sono proprio vini ideati anche per il loro mangiare a prescindere dalla proposta nostra culinaria i nostri rossi hanno un carattere idoneo anche ai piatti londinesi perché no c'è solo da vendersi meglio trovare nuovi ingressi di importatori che credono al nostro vino Considerando che noi non siamo niente meno che i vini toscani, quindi possiamo avere un successo sempre di più insomma in crescita. Una città bella, stupenda, che coniuga storia e fascino, Londra appunto, ma ci sono pro e contro di questa realtà che merita di essere visitata grazie anche ai collegamenti quotidiani di Ryanair? Certamente sì, anch'io mancavo da tempo a Londra, la trovo sempre diversa ed emozionante ma al contrario eh, sono molti londinesi che cominciano a cercare anche la nostra terra noi in questo caso dovremmo organizzarci ancora meglio perché noi siamo una piccola Toscana con grandi, grandi opportunità di ospitalità dal mare alla montagna quindi noi dobbiamo con i nuovi spero imprenditori politici pescaresi incentivare questa scoperta dell'Abruzzo che ha ancora molto da farsi conoscere quindi c'è un dare e un avere. Molti abruzzesi hanno la facilità di venire qui e, con, e guardare tutte le novità di questa città che ne propone sempre di nuove. E per, per loro, che sono qui con, molt, con prezzi molto, molto economici, scoprire una terra nostra che dà sapori, visioni romantiche. Quindi penso che tutto si possa fare nel meglio. Torneremo presto a Londra, ospiti del ristorante Terra Vergine, proprio per celebrare un galà della cucina abruzzese, in un ristorante che fa dei prodotti tipici abruzzesi e dei piatti che contraddistinguono la cucina abruzzese il suo punto di forza. Raffaella ricorda benissimo l'esperienza che l'ha accomunata qualche tempo fa al campionato italiano della cucina per Casalinghe, in una bella tappa che si svolse a Silvi Marina in un bellissimo locale, quindi tornerà, penso, volentieri a guidare questa commissione speciale per analizzare i migliori piatti che faremo conoscere anche ai giornalisti londinesi. Sì, sicuramente. Se ci sono occasioni del genere, io torno molto volentieri a pescare in Abruzzo e poi. Come dicevamo prima cerco di promuovere l'Abruzzo qui a Londra, c'è tanto potenziale, tanta possibilità, è un mercato pronto a ricevere prodotti di qualità e, e bisogna come diceva Maurizio fare di più, bisogna avere mh, idee, accomunarsi un pochettino, partire insieme, avere contatti con la Camera di Commercio insomma darsi un po' da fare perché c'è veramente possibilità, Londra è vicina tramite la Ryanair e il mercato non è assolutamente saturo, anzi è sempre alla ricerca di prodotti come i vini abruzzesi. Che... E ci sarà con Ryanair, partenza da Pescara, anche Maurizio, che è un noto personaggio pescarese, ad accompagnare il ritorno per così dire per questa bella gara dedicata alla cucina tipica abruzzese con il campionato delle casalinghe. Sì, spero di esserci, considerando che adesso è un momento libero della mia vita. Continuativamente ho lavorato per 40 anni nel mio locale. Adesso sto vedendo cose nuove fuori dal mondo, torno dall'America, oggi sono a Londra per questi amici e sarò ben lieto di poter partecipare a questo evento. Nel frattempo in bocca al lupo ad entrambi. Creppy. Grazie, crepi. Grazie. A Londra siamo venuti a trovare Emanuele Costantini, originario di Chieti, titolare del ristorante Terra Vergine in pratica ha portato l'Abruzzo a tavola nel centro londinese. Intanto com'è nata la scelta di portare prodotti tipici, piatti tipici della regione Abruzzo qui a Londra, nel pieno centro. L'idea allora, del ristorante è di portare la cucina abruzzese qui a Londra è nata dal fatto che vivo qui da tanti anni, ho fatto anche un master, ho studiato. Da quanti anni risiedi Sono qui a Londra? Anni. Sette, sette anni. anni sì. eh, L'idea che comunque sia, ho sempre avuto di aprire questo posto, è aumentata anche dal fatto che dopo sette anni mai nessuno ha. Comunque sia sì, avuto l'idea di portare prodotti tipici e quindi aprendo un ristorante specializzato in cucina abruzzese a Londra. Ecco Ma nessuno ha avuto il coraggio. Questo perché secondo te? Perché presumo... L'Abruzzo è un po' una regione poco conosciuta e quindi nonostante siamo una gran regione, infatti siamo definiti da tutti come nobili, come che dicono che siamo delle persone grandi e nobili in giro? Forti e, gen Forti e gentili, esatto, e però il fatto che forse anche a livello politico non siamo alquanto sponsorizzati come dovremmo, frena un po' tutti dal prendersi un rischio che all'inizio è comunque sia, è un gran rischio, esportare un qualcosa che non si conosce. Anche perché qui gli affitti sono molto cari, la vita è cara qui a Londra, quindi non solo bisogna metterci la faccia, ma bisogna rischiare di tasca propria. Soprattutto sì, tenere un posto aperto qui si parla di, di centinaia e centinaia di, di mila pound l'anno, solo per avere il posto aperto senza considerare i costi di gestione e tutto il resto, quindi sono dei costi molto molto elevati e dei rischi molto molto elevati. Ecco, L'inizio di questa nuova attività, un ristorante abruzzese a Londra, come sta andando? Adesso siamo molto soddisfatti, abbiamo comunque sia un grande afflusso di persone che ci apprezzano in quello che facciamo, siamo andati anche sul Living Standard, sul The Guardian, abbiamo cucinato anche per il Gambero Rosso, prenderemo il marchio di ospitalità italiana a breve. All'inizio è stato comunque sia uno spiegare, creare, far capire alle persone cos'era l'Abruzzo Basti pensare che all'inizio mi veniva chiesto L'Abruzzo cos'è? Qualcosa che si mangia? Incredibile Incredibile Comunque Pre. qui sono presenti piatti davvero storici, caratteristici della nostra terra d'Abruzzo Dagli arrosticini alle pallotte ovo. Ma davanti a questi prodotti come reagisce il popolo londinese? Molto 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 bene Come le dicevo prima i. Bastai... Basta pensare alla review che ci hanno fatto sul The Guardian, che definivano le pallotte come una, un mix di amore. Un mix di amore, eh, esatto, le pallotte cacioe. Sì, che esatto. bello. No, no, molto, molto, molto. È, è, stato, è stato un gran successo e anche da quel momento in poi, andare su giornali comunque sia che hanno un rilievo nazionale, ha, ha fatto sì che questo posto incrementasse sempre di più. E poi questi piatti vengono accompagnati, eh, lei fa accompagnare questi piatti con vini tipici abruzzesi, dal Valentini allo Zaccagnini, insomma tutto made in Abruzzo, complimenti! Esatto, è tutto tipicamente abruzzese, cerchiamo di, comunque sia di, di, di essere alquanto più tipici e originali e autentici in quello che facciamo, sembra che per il momento ci stiamo riuscendo. E speriamo di fare sempre meglio di, di continuare su questa strada. Un locale che oltre ad ospitare clientela davvero molto eterogenea è anche metafissa di tanti VIP, ad iniziare dal nostro corregionale Di Matteo, vincitore della Champions League, campione originario di Paglieta in provincia di Chieti, davvero un grande atleta, ex giocatore della Lazio, per proseguire con uno dei più noti chef qui a Londra, anche lui Giuliese, quindi Abruzzese d'adozione vale a dire Aldo Zilli, insomma viene bella gente qui. Certo, certo, sì, e sono, rimango anche molto, molto soddisfatti, abbiamo avuto l'onore di avere Roberto Di Matteo, ha celebrato la comunione della figlia qui in famiglia ed è rimasto molto, molto contento, una persona molto, molto gentile e a modo. Basti pensare, due settimane fa è avvenuto anche uno scambio di un giocatore del Chelsea, che dal Chelsea andrà al CSK di Mosca e lo scambio è avvenuto qui a pranzo di mercoledì complimenti. Grazie. Come si vive a Londra? A Londra si vive, si vive molto molto bene, sono dei ritmi diversi un po' dalla nostra terra, sono dei ritmi, esatto, dei ritmi molto 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 più veloci, a tratti molto stressanti ma anche allo stesso tempo gratificanti, è una bella città che va vissuta a pieno senza dubbio. Non è mai venuta voglia nostalgicamente di tornare a casa? Uh, certo, Certo, soprattutto all'inizio quando sono arrivato qui eh, avevo sempre il pensiero che dicevo ma ok, bella città, tutto, sto studiando, ho l'idea di aprire un business mio personale però comunque sia la mancanza della tua terra l'avrai sempre per tutta la vita, anche, adesso sono sette anni che sono qui ma secondo me anche tra vent'anni avrò mancanza dell'Abruzzo. A beneficio di coloro che ci seguiranno da casa per venirvi a trovare, per venire a trascorrere magari un pranzo o una cena all'insegna dell'Abruzzo qui a Londra, che cosa possiamo dire? Diamo un'ubicazione precisa. Dove si trova il ristorante Terra Vergine? Terra Vergine si trova nel quartiere Chelsea all'indirizzo 442 Kings Road. E nel caso vi do anche il postcode SW10. 0LQ. Semplicemente in bocca al lupo. Grazie mille, Crepi. A Green Park, a Londra, incontriamo un giovanissimo cuoco. Eccolo qui inquadrato, Christian Anelli da Montesilvano al Cipriani di Londra, un prestigioso locale che ospita le attività professionali del nostro corregionale. Giovanissimo, come è arrivato Christian Anelli a Londra? Beh, prima di tutto, eh, ciao Paolo, eh, a Londra sono arrivato grazie a un caro amico che vive già qua da 6-7 mesi e grazie a lui ho avuto l'opportunità di trovare lavoro qua. Eh, sono salito grazie a lui e infatti mh, ho, ho trovato subito lavoro dopo 2-3 giorni. E non proprio al Cipriani però. No, non proprio al Cipriani, ho lavorato a San Pancras, eh, una delle più famose stazioni di metro qua a Londra e, um, dopodiché ho cambiato dopo tre mesi ho voluto fare un miglioramento dal punto di vista culinario hai avuto anche un pizzico di fortuna perché il locale è senz'altro dei più prestigiosi, il ristorante Cipriani tra l'altro in società con Briatore sì sicuramente ho avuto fortuna perché ci vuole nella vita un pizzico di fortuna e, um, e da lì milito da un anno più o meno Andando con ordine, che scuole hai fatto? Ho fatto l'Ipsar Filippo De Cecco di Pescara e mi sono diplomato lì due anni fa, quindi sono appena uscito dalla scuola sono subito partito per Londra perché non ho trovato altre opportunità di lavoro in Italia rammarico da parte tua non aver potuto trovare lavoro in italia in abruzzo in un modo particolare beh sicuramente c'è un pizzico di rammarico perché tuttora avrei voglia di lavorare nel senso nelle mie terre nella mia italia no? anche, soprattutto nell'abruzzo perché così imparo migliorando in, facendo facendo imparo le, la mia cucina e quindi un pizzico di rammarico c'è però anche sono molto orgoglioso di me stesso perché vivo da solo, faccio tutto da solo, quindi sono autonomo. Sto crescendo dal punto di vista professionale, professionale soprattutto. Dove si trova il ristorante Cipriani a Londra? A Bond Street, ehm, nel centro di Londra. Eh, eh, niente. Quale cucina proponete? Quali piatti proponete qui a Londra? A Londra proponiamo mm, piatti italiani. Ehm, come risotti paste soprattutto ne vendiamo un sacco eh, poi carne alla griglia pesce alla griglia vendiamo ehm, essenzialmente tutto fritture di pesce ehm, antipasti misti con avocado Avete comunque una clientela internazionale, non solo italiani, perché gli italiani qui a Londra ne sono tantissimi. Effettivamente sì, qua è pieno di italiani ovunque, appena ti giri. Anche ci abruzzesi. Gira, soprattutto. È pieno di abruzzesi, soprattutto dove lavoro io ci sono molti abruzzesi che li saluto. Ehm... Però la vostra clientela è internazionale. Effettivamente sì, vengono da tutto il mondo, da anche tanti VIP sono passati dalle vostre parti ne vogliamo ricordare qualcuno in modo particolare che ha fatto tappa proprio al Cipriani di Londra? sì, eh, c'è stato Robbie Downey Jr. recentemente, due settimane fa Naomi Campbell, eh, gli facciamo un menù apposta dietetico apposta per lei mangia gluten free, senza glutine ehm, poi viene un sacco di calciatori Johnny Depp, Depp c'è per... stata Beckham ehm, di tutti, pure Ancelotti, allenatori famosi come Ancelotti, Murigno, eccetera. Tanti VIP insomma. Ma come si trova Christian Anelli a Londra? Una città molto cara, lo abbiamo constatato in prima persona anche noi. Sì, effettivamente Londra è una delle città più costose d'Europa, però è tutto rapportato, nel senso che la vita, è alta, la vita è costosa, però anche lo stipendio è leggermente più alto a quello italiano, quindi è tutto correlato. Nel futuro di Christian Anelli, che cosa si legge? Di stabilirsi qui a Londra o di tornare quanto prima in Abruzzo? Per come sono fatto io, preferirei stare un altro annetto qua e poi cambiare, tornare in Abruzzo, fare un po' di esperienza e ripartire verso un'altra destinazione. In bocca al lupo. Grazie, Crepi. E ne ha brutti da imprenditore di pescara vecchia a bar Supervisor a Londra al ristorante Bank, gestito anche da un altro ex abruzzese di Montesilvano Marco Pavone. Ma andiamo con ordine da pescara a Londra perché? Perché? Perché, come si sta verificando eh, un po' in tutta Italia, c'è questa fuga: non voglio essere troppo presuntuoso nel dire di talenti. Ma sicuramente diciamo che il nostro paese al momento non ci offre grandissimi motivi per, per, per restare, non ci offre un lavoro e neanche. Eh... La pressione fiscale è quella che è? Sì, esattamente, in, esattamente anche questo. Eh, purtroppo anche nel lato dell'investimento eh, purtroppo non si ha più quel coraggio e quella voglia di... Eh, di affrontare insomma, questa, questa sfida come magari negli anni passati è successo a me o magari succedeva molto più di frequente. Hai gestito un locale a Pescara Vecchia, tra l'altro un locale molto avviato d'un tratto però hai deciso di voltare pagina, perché? Perché? Perché ho aperto questo locale, sì, nel, nel maggio del 2006. Vogliamo ricordare anche il nome? Eh, Le Bar Noir. Le Bar. Sì, 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 un locale molto piccolino, eh, però veramente molto molto carino e eh, molto apprezzato anche dal, dal pubblico di, di Pescare e non solo. Eh, purtroppo cosa è successo? Che mh, durante il susseguirsi degli anni abbiamo avuto un calo, un grosso calo delle vendite diciamo, e questo è stato secondo me anche un pochino conseguenza dell'entrata dell'euro, infatti dopo, dopo qualche anno abbiamo aperto questa attività con veramente grandissimi obiettivi e grandissimi risultati, ma dopo due o tre anni abbiamo avuto questo, questo calo che tra l'altro è stato un calo generale un po' di tutte le attività a Pescara, così come Ben dimostrato da, da, dai vari locali in affitto che si possono vedere camminando insomma, per la città, ma non solo insomma, nella realtà pescarese, ma nella realtà italiana, se ecco vogliamo. E ma sei venuto a Londra spontaneamente o hai avuto qualche gancio, come si suol dire? <ride> Bella domanda. Allora, no, in realtà eh, avevo già pronosticato diciamo di, di, di andare via dall'Italia perché dopo la chiusura della, della, della mia attività o meglio la cessione a terzi della mia attività eh, ho voluto eh, prendermi un anno sabbatico per, per, per vedere un attimo intorno a me quello che potevo trovare. E, tirando le somme ho visto che non era assolutamente conveniente eh, affrontare eh, l'apertura di una nuova attività perché purtroppo... Eh, ho visto che negli ultimi anni eh, le spese maggiori erano quelle basate sul personale e su, sulle tasse amministrative e statali. Per cui tra gli affitti e insomma, cose varie sì, ho preso la decisione di non aprire una, una seconda attività e di vedere un po' quello che il resto del mondo mi offriva. Londra è stata una meta eh, casuale, se devo essere sincero perché io... Avrei prediletto insomma posti più caldi. Eh, Sud come... America. Ma vabbè Sud America, Spagna, non so dove mi avrebbe portato comunque un po' la fortuna o il caso, se vogliamo. Londra sì, avevo dei parenti qui a Londra, avevo delle amicizie, per cui è stata la scusa per farmi un viaggio. Eh, durante questo viaggio ho avuto delle opportunità che ho voluto prendere al volo e per cui mi trovo qui dopo sette mesi ad avere insomma una buona posizione. E cercando di, di fare carriera con degli obiettivi prefissati. Il bar, restaurant, bank dove lavori non è stata la prima esperienza, ma come ti ci ritrovi? Sì, non è stata la prima esperienza, mi trovo molto bene perché è una struttura eh, veramente, veramente, veramente significativa, direi. Eh, offre una diversità di, di, di servizi e di prodotti, sempre nell'ambito ristorativo, eh, hotelerie. E di intrattenimento, eh, veramente molto gradevoli. Eh, il target è sicuramente un target medio-alto e la struttura dispone di un bancone lungo 47 metri e mezzo, infatti abbiamo il primato in Europa perché trattasi del bancone più lungo d'Europa e eh, riusciamo insomma a organizzare de delle belle feste, a lavorare molto bene con lo staff che è veramente eccezionale. Per essere precisi, dove si trova il ristorante Bank? Ma noi siamo in Westminster, proprio in zona 1 qui, qui a Londra, quindi una, una zona centralissima, siamo a neanche 300 metri da Buckingham Palace, e quindi ci manca solo che la regina. La residenza reale! La residenza reale esattamente. E, e quindi sì, siamo in una zona molto accessibile, eh, sia a piedi per, per, per i turisti, sia tramite mezzi che qui a Londra non mancano sicuramente. E quindi siamo in Buckingham Gate, Londra, Westminster. Proponete cucina internazionale? Da bere invece? Sì, la cucina sì, internazionale, inglese, con varie contaminazioni sicuramente perché Londra è una città cosmopolita per cui abbiamo di tutto e di più. Eh, da bere invece abbiamo, abbiamo cocktail classici magari italiani come non so, Negroni o Aperol Spritz e altri cocktail molto più particolari che qui a Londra sono molto di tendenza come il Porn Star Martini. Eh, piuttosto che il Bramble, eh, via dicendo perché abbiamo una lista veramente lunghissima. Sei stato chiamato da un corregionale, Marco Pavone, che gestisce con grande professionalità e grande successo questo locale, il ristorante Bank. Sì, sicuramente. Marco Pavone è un carissimo amico che conosco da, da parecchi anni. Eh, mi ha dato questa, questa occasione, questa possibilità che io ho voluto sfruttare, eh, sto cercando di mettere molto impegno in questo lavoro, anche perché il, il nostro General Manager è veramente una persona eh, che merita riconoscenze in questo e soprattutto anche grazie alla sua professionalità, perché in questo lavoro è veramente un, un pilastro indispensabile di, di questa struttura. Insomma. Ecco Enea, allargando gli orizzonti, i pro e i contro di vivere a Londra quali sono? Non saprei da dove cominciare perché ci sono molti pro e molti contro. Allora, i pro è che sei a Londra. E Non sei a Pescara piuttosto che. Praticamente altri... al centro del mondo. Sì, siamo, siamo in un punto nevralgico del mondo perché è una metropoli molto grande con più di 12 milioni di abitanti. Una delle più eh... grandi del mondo, appunto. Sì, 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 del mondo sicuramente. E quindi i pro sono che sicuramente hai possibilità di fare nuove esperienze, di vedere cose, di conoscere persone, di. Insomma di ritrovarti in una realtà veramente diversa da quella che magari abbiamo vissuto e viviamo quotidianamente nel nostro paese di origine. Una realtà capace di maturare, di arricchire interiormente soprattutto una persona. Sì, sicuramente, sicuramente le esperienze che, che ho fatto in questi pochi mesi sono veramente notevoli e eh, di rilevante importanza. Per, per la mia esperienza personale e la mia vita e sicuramente mi, mi serviranno anche nel futuro. I contro invece è che la vita è una... cara. La vita, sì, la vita è quello è uno dei contro indubbiamente. Poi è una città facilmente raggiungibile perché grazie a Ryanair i collegamenti per Londra sì. sono giornalieri, quindi è più facile arrivare qui in due ore e mezza, quindi davvero una passeggiata. Devo dire di sì, io ho questa grande fortuna perché prendendo l'aereo per Pescara ho l'aeroporto, grazie a Dio, nella città in cui vivo e quindi Ryanair mi permette sicuramente di, di, di arrivare a casa in, in circa un'ora e mezzo. Eh, I voli sono comodi, sono quotidiani, come tu hai detto, addirittura possiamo avere anche più voli in una giornata e quindi è molto molto facile spostarsi da pescare a Londra. E allora tanta fortuna, come si dice qua, good luck! Sì, good luck o all the best!